Gianni Colacione per Libri TV, 9 luglio 2016, siamo nello studio di Mauro Mellini e come in qualche modo avevamo già, Mauro ci aveva annunciato in qualche video fa, insomma si comincia a far calda diciamo la campagna referendaria, ci avviciniamo al referendum lì, insomma, sulla riforma costituzionale elaborata dal governo Renzi e ovviamente Mauro Mellini prende parte, sappiamo che insomma lui è contrario alla riforma, quindi è per il no. Però insomma lo argomenta in modo politico perché non apprezza molto la personalizzazione, cioè non per forza si debba votare no perché contro Renzi, ma contro questo tipo di riforma. E nel suo blog, ricordiamolo, lui curato Giustizia Giusta insieme a Andrea Granata e a Alessio Di Carlo, sono più di uno gli articoli su questo tema, anche diciamo rivolti in modo sempre molto gustoso da leggere, poi peraltro per tutti coloro che appunto navigano sul web, rivolto a persone, a Ferrara, a Cicchitto, insomma un pochino gli tira le orecchie. Siamo arrivati, spero, alla fissazione della data del referendum che sarebbe il 6 novembre. Ne abbiamo viste di tutto, perché a un certo punto abbiamo raggiunto l'assurdità di un governo che pone la questione di fiducia sulla Costituzione. Ora, se consideriamo che il regolamento delle Camere prevede che la questione di fiducia non possa essere posta neppure nei confronti di una legge nel suo intero, ma per articoli, sugli articoli di legge, perché deve essere sempre garantito il voto segreto finale delle leggi, il fatto di porre la questione di fiducia non solo durante il procedimento elaborativo dei due rami del Parlamento, nelle due successive letture previste dalle norme sulla riforma della Costituzione, ma addirittura porre la questione di fiducia sul referendum. Questa novità viene fuori Renzi e dice: guardate, fa la grande minaccia, se non viene approvata la riforma costituzionale io me ne vado. E dato che c'è stato un animo con un coro molto forte che dice: e vattene, come si dice in una ipotetica commedia, e a un certo punto adesso cerca di fare macchine indietro e si dibatte in questa situazione. Dico subito che, convinto come sono che le riforme affastellate, raffazzonate, siano uno schifo inammissibile e vergognoso, del quale ci dovremmo vergognare con tutti quanti in futuro mettessero mano, da studiosi, da curiosi, da stranieri, eccetera, sulla Costituzione italiana. E beh, il fatto di dire, anche se sono convinto che la fine del sogno del partito monocratico o del partito della nazione, tutte espressioni pericolose delle quali io per la mia età molto tarda ho una sensazione che non è soltanto astratta ma è concreta e storica. La sensazione di pericolo? No, che cosa significa il partito della nazione? Il partito fascista si chiamava Partito Nazionale Fascista, era il partito nazione e ahimè si pretendeva che fosse la nazione partito, ecco. E poi il risultato si è visto con la nazione partito portata alla guerra civile, stragi, guai. Quindi con tutto ciò io dico che il fatto di mettere assieme la questione di chiunque, positivamente o negativamente,
messe sul terreno come effetto del referendum. Renzi se ne va, Renzi rimane, in realtà compie un golpe, compie un attentato alla Costituzione. Questa Costituzione dobbiamo discutere che cosa c'è, e c'è delle cose di una incredibile. E Renzi è sicuramente, è qui sì, perché è lui che lo dice, è un bugiardo quando presenta alla nazione questa cosiddetta riforma come una semplificazione del funzionamento del Parlamento, dello Stato, dei procedimenti legislativi. Andrea Granata, carissimo amico e mente acuta e spirito critico, ha fatto una cosa molto semplice. Ha messo sul suo blog, e poi credo di averlo passato sul mio, due testi a fronte: l'articolo 70 della Costituzione attuale e l'articolo 70 così come sarebbe nella modifica della Costituzione. Oggi abbiamo un modo di fare le leggi, troppo complicato, due camere, sì, ma un procedimento. Le leggi devono essere approvate dai due rami del Parlamento, promulgate dal Presidente della Repubblica. Nella cosiddetta riforma Boschi-Renzi ci sono sette diversi modi di legiferare: la sola Camera, il solo Senato, la Camera e il Senato tutte e due, poi la Camera ed eventualmente il Senato ed eventualmente la Camera, materie, divisioni per materie. Prendete in mano, a parte il fatto che ha un paragrafo così dell'articolo 70, se ne fa uno così lungo, non finisce mai, ma basta un occhio, non dico di un grande giurista come la Boschi, ma di un qualsiasi operatore del diritto, come si diceva una volta, e andiamolo a leggere. Quale è il risultato? Noi avremmo una continua interferenza dei procedimenti di eccezione, di incostituzionalità formale. Cioè, si dice, questa non è una legge perché non è approvata secondo la Costituzione. Questa doveva andare al Senato, quest'altra alla Camera. È incredibile. Perché ci sono materie che non si capisce bene se una parte dall'altra, non si capisce bene come dovrebbe essere sistemato e quali sono le condizioni perché debba intervenire il Senato oltre che la Camera. E se questa è la semplificazione. Ma poi c'è questo senaticchio. Aboliamo il Senato, aboliamolo. No. Qui non si butta niente, come si dice a Roma. E poi, dopo che fai i commessi, chi li paga, eccetera. Però bisogna risparmiare. Allora, cosa incredibile, sentire un Presidente del Consiglio che interviene nella questione costituzionale e dice o risparmiamo, perché i senatori mica li paghiamo, li pagano i comuni o le regioni. E già, quelli vivono... Il sindaco di Licata o di Merano, eletto non si capisce bene come, da chi, senatore in quanto sindaco, di corsa lascia perdere tutto perché c'è seduto al Senato, non solo, ma con quel populismo Renzi. Il governo Renzi è stato giustificato dalla esigenza di far fronte al populismo di 5 Stelle. In realtà ha cercato di fare la
tagliare l'erba sotto i piedi, come si può dire, a questo populismo, a fare del populismo fatto peggio, perché quelli di 5 Stelle lo fanno meglio e lo fanno sicuramente più onestamente di Renzi. E il fatto di dire facciamo la Costituzione in questo modo, così si risparmia, è una cosa di una volgarità, la discussione di bar di periferia, non è una discussione seria, di un problema solenne, direi così, oltre che serio, qual è quello del Stato costituzionale. Basterebbe questo, ma c'è di tutto in questa riforma così. E allora il problema non è se dicendo sì o dicendo no, mandiamo a casa Renzi o non lo mandiamo a casa, se ci fa il grazioso sacrificio di rimanere anche se dice no, e cose di questo genere. Il problema è che bisogna votare no, perché questo è uno schifo, e allo schifo bisogna dire no allo schifo. E come dico, se presentiamo agli elettori e diciamo volete questo, detesto quest'altro, e beh, agli elettori che sono stati ingannati, perché gli è stata fatta una capatanza, come dicono a Napoli, sulla storia che c'era la perdita di tempo, perché qui si perdeva tempo col bicameralismo perfetto, c'erano mille modi di fare diversamente, di realizzare un bicameralismo serio, imperfetto e allo stesso tempo rispettoso del ruolo e delle funzioni e di alte funzioni del Senato. Ma queste cose non le capisce la Boschi. La personalizzazione è questa, che se la riforma costituzionale è fatta da somari, c'è la personalizzazione, o se volete la sommarizzazione del procedimento costituzionale e quindi del referendum che deve decidere sulla personalità, sul governo, no, deve decidere semmai sulla personalità somaresca di quelli che hanno fatto questa cosiddetta riforma. Il problema è che qui c'è dell'osco. Si sono accorti che proprio la personalizzazione voluta spavaldamente da Renzi sta rischiando di trascinarlo al vortice e di farlo scomparire come dalla scena politica. E allora c'è tutto un movimento fatto non tanto da Renzi, ma dai suoi compari o dagli imbecilli, perché ci sono gli imbecilli. Oh, cominciamo a fare qualche nome così. Ma gli imbecilli non c'è bisogno di fare nome, ma quelli che propongono lo spacchettamento in buona fede sono imbecilli. Quelli che lo propongono sapendo quello che fanno sono dei golpisti, diciamolo francamente. Ci sono gli imbecilli che sono gli utili e gli oti di un golpe strisciante, meschino e abietto, no? Perché quel spacchettamento proposto dai radicali, una volta che c'è un referendum globale, anche se ne fossero proposti altri, perché mi pare che il termine non sia ancora scaduto, ammesso che vengano fuori sto quinto de, che poi non si sa chi sia, chi sarebbe questo quinto dei componenti del Senato e della Camera a richiedere o le 500.000 firme, vanno a raccogliere adesso sulla spiaggia dove vanno. Come si fa a dire si fa il referendum globale contemporaneamente, perché non è che facendo quello se si aggiungessero questi altri fai venire meno quello globale, e io lo voglio globale. Per primo è stato proposto quello globale, come fai a dire che sì, però dato che c'è questo facciamo spacchettare, così il popolo interviene. Ma possiamo porre, il popolo non ha stato, gli imbecilli soltanto possono dire, così è aumentato il potere degli ingranaggi, che si ingranano,
quali? Gli ingranaggi del popolo, che non sa, per esempio, che con la nuova non lo sa nessuno, perché è stato accuratamente occultato il dato di fatto, falsificato, perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo in Italia già la proiezione di quello che potrebbe essere questo partito unico, perché abbiamo già un sistema mediatico in vario modo unificato, controllato. La grande stampa è nelle mani dei grandi interessi, i grandi interessi. Pare che gli va bene il Partito della Nazione, poi alla fine scopriamo che c'è persino Confalonieri a cui non va bene Berlusconi, che è il suo padrone. Lui che è il manager approfitta del fatto che quello sta in clinica, viene fuori e dice... Però noi siamo tutti in mano ai magistrati. Perché i magistrati sono stati utilizzati, è un po' quello che... Non voglio offendere nessuno, ma è quello che avviene con la mafia, no? La mafia dei colletti bianchi si è valsa degli uomini di mano, cosiddetti, cioè quelli che all'occorrenza usavano la lupara. Alla fine questa mafia dei colletti bianchi, dei mandanti, ci sono i mandatari che dice, ma mia è la lupara, a mia ci dice stessa cosa, va bene così, cioè qui c'è poi da vedere se è. Direi che il Partito della Nazione è un complemento istituzionale del Partito dei Magistrati e viceversa, ma il discorso si fa complesso e io vorrei rimanere nell'ambito di questa questione. Quindi... Di questa riforma. Allora io però, siccome c'ho un sunto istituzionale di quello che comporterebbe questa riforma, volevo chiederti se c'era qualcosa che apprezzassi. Per esempio la soppressione del CNEL. La soppressione del CNEL. Le province. Ma le province sono già state abolite. Sì, certo. Però vabbè. Insomma. Sì, ma no, diciamolo francamente, ma c'era una riforma costituzionale, appunto, cioè, è unica. Se mi fai una riforma costituzionale, a me non interessa se hanno abolito il CNEL. Io quando ero deputato, una delle cose che feci una leggina, non ero un giurista come la Boschi, per carità, ma presi un foglio di carta, proposta di legge costituzionale, articolo 8, è abolito l'articolo 8 della Costituzione che è, di conseguenza è abolito il CNEL. Punto. Mauro Mallini e altri poi dopo che mi hanno fermato. Non è stata mai discussa. Se si fosse discussa quella, domani si sarebbe andati, non raggiungendo il quorum, al referendum su quel punto. Ma tu oggi non mi vuoi venire a dire se c'è qualche cosa di buono. Non è che c'è qualche cosa di buono, non è un pranzo. Vai a pranzo. Questo lo mangio, quell'altro lo sputo, sei tanto, tocca ingoiare tutto. E il problema è quello del meccanismo. Ci sono cose buone o cattive a seconda che sono messe accanto ad altre, a loro volta buone o cattive. Due cose buone fanno una cosa cattiva. Ma il Doriz ha fatto così di ragionamento. Certo, farlo capire alla Boschi ce ne vuole, no? Farlo capire a Renzi pure. Il fatto è che, e questo è pericoloso, qui tutto si discute e tutto si decide in funzione di quello che avviene dopo domani mattina. La Costituzione, che è qualcosa che deve essere fatta, è stata fatta per durare 4 secoli, ma perlomeno, certo, molti decenni.
che deve essere modificata avendo in prospettiva non quello che avviene il giorno dopo, ma decenni. E detto questo, dobbiamo dire che anche la storia dell'abbinamento della discussione e delle discussioni con la legge elettorale è abusivo, anche se devo dire che anche la legge elettorale, c'è lo scandalo italiano, che è solo italiano, di fare le leggi elettorali alla vigilia del voto, dopo aver consultato i risultati dei sondaggi, e allora aver detto, ma allora i cugini d'Italia quanto prendono? Ci arrivano al 3%? No, questi li facciamo fuori e mettiamo la soglia al 3,5% perché quelli non arrivano oltre il 3%. I fratelli, non so come, dall'altro, no, questi sono buoni, questi li facciamo entrare, gli diamo il quorum. Questo è qualcosa di vergognoso. C'è qualche cosa nell'aria che fa veramente dubitare che ci troviamo nell'atmosfera della fine dell'era dei governi liberi, della democrazia. E quando, dopo, all'indomani del referendum inglese, che poi è espressione di una... La Brexit. Brexit, forse di buon senso, un po' grossolano, un po', ma insomma, molto più di quanto si è voluto far credere. E abbiamo inteso delle cose enormi, ma gli elettori, il popolo non si può andare a occupare di cose così difficili. Tanto le stronzate, scusate l'espressione, quelle sì, se ne può occupare. Ma insomma, queste cose, qualche anno fa, nessuno osava nemmeno dirle, nemmeno pensarle. E certo, ci sono delle cose che correttamente, ad esempio l'elaborazione della Costituzione, della riforma costituzionale, la fase elaborativa, ma la sanzione è prevista e la durata delle norme, delle regole del gioco è essenziale, perché per quanto si dica i gusti, gli interventi, l'abitudine, le responsabilità dell'elettorato, della gente, si formano con gli anni. C'è poco da fare. Insomma, anche quando abbiamo avuto il perdurare mortifero della maggioranza democristiana, alla quale io credo che nessuno può farmi carico di essere stato, di averla vista con occhio benevolo, di averla sopportata, però bene o male poi la gente votava, però perlomeno se non era un problema, vabbè, si sentiva responsabile di questo voto. E oggi questa si cerca di saltare, diciamolo veramente, la Costituzione come un passatempo, sempre lo stesso, giriamo la manopola della televisione e vediamo un altro spettacolo. Cioè tu ti rivolgi contro quelli fautori del cambiamento per il cambiamento, insomma, così. È una solenne imbecillità, no? È una solenne imbecillità, perché il cambiamento può essere, il fascismo fu cambiamento, il cazzo che cambiò. E non ci dimentichiamo, alla base del fascismo c'era una concezione del vitalismo politico che aveva invaso il campo culturale a ben altro livello dei Laboschi e di questi altri quattro ragazzacci, no? Che però è stato mortifero per l'Italia.
non si può dire cambiamo. Poi addirittura cambiamo come? Vabbè, ma sempre usato questa costituzione vecchia. Prima era intangibile, quell'altro buffone, là, che è un buffone, con l'Oscar, ma si può essere l'Oscar dei buffoni, la costituzione più bella del mondo. Ha letto sì e no quella italiana, sa però che è la più bella del mondo. E poi ha detto sì, ma allora sei per no. No, perché lo facciamo ancora più bella. No, cioè, non deve essere Benigni che fa queste cose. Io spero una cosa, è arrivato il momento che il Partito della Ragione, come lo ha definito uno dei più grossi critici di questa cosiddetta riforma, c'è un facciamo funzionare la ragione, ragioniamo sulle norme così come sono state prospettate, sulla loro possibilità eccetera, ma questo potrebbe essere l'avvio per un ritorno alla ragione come perno dell'attività politica. Come? Diceva la ragione, non sempre. Quando fu invocata i valori della ragione, avemmo l'illuminismo che portò alla rivoluzione francese e alla grande epoca dei regimi liberi conseguenti alla Costituzione francese, come già aveva portato l'illuminismo al di là dell'Atlantico alla Costituzione americana. Facciamo funzionare la ragione, diciamo un no in base alla ragione e poi questa ragione ci guiderà anche nella aggregazione di forze per valersi della Costituzione nell'ambito della Costituzione, che potrà essere notificata, non è dubito. La Costituzione ha una sua storia, è stata varata in un momento difficile e che è cambiato proprio mentre erano in corso i lavori. Si sono cominciati i lavori della Costituente in un'atmosfera che era quella del Comitato di Liberazione Nazionale, i partiti antifascisti. Alla fine, come dico io, una costituzione post-traumatica. Sì, post-traumatica, però alla fine dei lavori noi avevamo un nuovo scenario politico, era cominciata la guerra fredda, avevamo un governo De Gasperi, un'opposizione socialisti e comunisti. Si preparava la sfida dell'8 del 18 aprile del 48 e non si può dire che a questo punto qualcuno abbia pensato di far saltare il tavolo dei lavori della Costituzione. Ecco, vediamo che lì c'era ben altro, serietà e senso dello Stato, perché questa è la Costituzione. Certo, la Costituzione ha risentito più della prima impostazione che non della seconda, però si è adattata benissimo, dove si vede poi che non è vero che bisogna cambiare la Costituzione ogni volta che cambia il quadro politico. È pulcinellesco il fatto che ogni volta che cambia il quadro politico cambia la Costituzione, perché allora non è necessaria la Costituzione, ognuno la fa come gli capita giorno per giorno. Bisogna finirla con questa campare alla giornata, perché comporta brutte giornate e un brutto modo di campare. E poi una differenza, io ti chiedo a te, che sei ovviamente un testimone storico,
Un'altra differenza è anche che quella Costituzione, quella che abbiamo in vigore, fu elaborata da un'assemblea eletta appositamente per quello. D'accordo, però è anche vero che quell'assemblea, saggiamente, previse che quella Costituzione poteva essere oggetto di modifiche, che non significa di buttare via l'una facendo un'altra, perché allora dovremmo fare veramente una nuova Costituente, ma stabilendo le regole sagge a fronte delle quali oggi sono gli imbecilli e i mascalzoni dello spacchettamento, perché sono imbecilli e mascalzoni e qualcuno è l'una e l'altra cosa insieme. Ho capito. Va bene, allora Mauro, abbiamo chiarito bene la tua posizione, sicuramente ti leggeremo sul blog Giustizia Giusta a tirare le orecchie ad altri personaggi invece infatuati in qualche modo, comunque convinti della bontà di questa... No, di ci sono... E poi quelli convinti... quelli non convinti e che fanno finta di esserlo. Che fanno finta di esserlo. Che vorrebbero convincere gli altri. E infatti, quindi ti leggeremo. Ti ringraziamo e a presto su Libri TV.